Puntata solatia, anzi solaiva per usare un termine di Floriani, oggi vedete che abbiamo proprio il sole contro, siamo in vista del lago di Garda, una bellissima immagine, però abbiamo un sole che ci obbliga a tenere questi occhiali un po' oscurati, con le palpebre spesso che si chiudono, ci scusiamo però, il sole è veramente accecante. Quindi un caro saluto a tutti di nuovo, sempre spero in buona salute, interessati al dialetto, e vedete che oggi, altra puntata qui alla Baita Floriani, ho ospite ancora Rita Pellegrini, che saluto. Ciao, ciao cara Rita, ormai è diventata Grazie. Una presenza costante qui insieme alla Milena Zucchelli, che oggi non c'è, e a Rita, siccome siamo qui in vista del lago di Garda, do l'incarico di leggere questa poesia di Floriani, Come è nato il Garda. Come è nato il lago di Garda? Sentite che bella storiella che ha scritto Floriani sulla nascita del lago di Garda. Come è nato il Garda? En dena chiara not de primavera, piena di stelle e ariete maliziose, sgoleva zo dal ciel en vers la terra dei anzoi e delle fate misteriose. E dentro un denaval senza ristoro, ndo nessun poteva somenar, iscaveva con grossi picchi d'oro una busa quasi grande come il mar. E l'ampieniva d'acqua celestina che cambiava colore ogni momento, dal bel verdom al rose de porporina, dal canarin al blu sporcato argento. Po con certi peneizza preparati, gli chiedeva domande verte ai prai, ai monti dai sentieri rovinati, ai boschi indromenzati e impolverai. E a stacqua tutta quanta in coloria, sto sciap de anzoi e fate misteriose, gli metteva intorno un'allegria dei giardini cargai de belle rose, d'olivi, de magnoli e limoneri, e in riva o somenai sui montesei, fra una festa dei vigni e mandoleri, paesoti guardati da castei. Dopo d'aver stizzà ben ben le stele e data al ciel una buona man de blu, i moleva sull'acqua un bras de vele, e tutto in del momento noi ghera po. Ma in paradis all'alba, tutto un coro de canzone de musica gaiarda veniva scritto de ros sul libro d'oro che la notte era nata il lac de Garda. Bene, avete sentito questa bella poesia sulla quale adesso chiedo che Rita ci dica qualcosa, perché so che lei questa poesia la leggeva in classe ai suoi studenti. Quindi raccontaci un po', commentaci questa poesia alla luce di quanto questa poesia suscitava in te interesse per portare a livello didattico questi versi. Sì, mi piaceva Floriani, l'ho già detto, l'ho ripetuto nelle puntate precedenti, però questa era il lago di Garda, il nostro lago. Quindi con queste bellissime immagini, oltre al dialetto, i bambini la imparavano a memoria peraltro, i miei bambini la imparavano a memoria, quarta, quinta elementare, però queste immagini colorate davano la possibilità, e più di una volta ho visto dei lavori meravigliosi fatti con i pennelli, con i colori, cioè i bambini poi illustravano questa poesia, perché questa poesia è un'immagine continua, è un'immagine bellissima di come Floriani ha visto nascere il lago di Garda con il suo pennello che erano i suoi versi. E quindi quando ne abbiamo parlato, Sandro, di quali
poesie io avrei individuato per queste puntate, ti ho detto subito Pegore Pegore, perché era quella che a Floriani piaceva molto, le avevo recitato quando ero bambina, e Come nata il Garda perché è significativa, perché noi viviamo sul lago di Garda ed è stata portata nelle scuole. Credo che ancora adesso sia una delle poesie insieme a Santa Luzia, no? Che anche quella è una poesia che ricordano ancora anche le maestre di una certa età, se vogliamo, la ripropongono. Bene, dopo questo commento adesso passo io velocemente ad analizzare alcuni termini, alcuni vocaboli che mi piace sottolineare. Allora, intanto il verbo sgoleva, sta per volava, isgoleva, volavano o volava. Anzoi, vedete un bel accento sulla A, non anzoi, gli anzoi sono gli angeli, al singolare anzol. I pichi, il pic, al singolare, i pichi al plurale è il piccone, quindi pichi, i picconi. I penei, singolare penel, sono i pennelli. Schiap è la frotta, la schiera. E qui ritorno ancora a dire, vedete che schiap, non si legge schiap, ma schiap, e molti poeti trentini usano separare la S dalla C con una lineetta o con l'apostrofo proprio per obbligare a leggere schiap, non schiap. Stizza, dal verbo stizzar, attizzare, accendere, quindi stizza sarebbe il participio passato. Vedete che ogni tanto vado sulla grammatica, mi scuso, ma così faccio il ripasso anche dei verbi a coloro che i verbi magari non lo sanno, ma oggi sicuramente lo sanno tutti i verbi, sul congiuntivo forse no, ma comunque. Astizza, quindi sta per attizzato, acceso. E poi questo braz, che è il braccio, ma braz, un braz de scorsi, è un braz de patate, è un braz de vensei, vuol dire mucchio, quindi una quantità che si porta di solito a braccio col braz. Ecco, qui però mi preme farvi notare, ve lo farò comparire sul teleschermo, che ad un certo punto c'è questo termine dell'ultima strofa dove dice man paradis all'alba tutt'an coro, ecco, è stato scritto N apostrofo coro, cioè l'apostrofo è stato messo dopo la N, come fosse caduta una lettera dopo la N, in realtà non è. Tutt'ancoro vuol dire tutta en coro, quindi qui l'apostrofo andava prima della N, qui quindi devo fare un rimprovero, richiamare il correttore di bozze di questo libro, è un libro del 1982 mi pare, questo libro, I Cinque Canzonieri, era ancora in vita Riccardo Maroni, era già morto Giacomo Floriani, quindi il correttore di bozze, ma lo perdono perché quando si scrive in dialetto curare gli accenti fonici, tonici e naturalmente l'apostrofo non è semplice. E quindi qui questo ancora, tutta ancora, l'apostrofo andava prima perché sta per tutta en coro, cade la e al posto si mette l'apostrofo. Quindi l'apostrofo è stato messo dopo la n, quindi a mio parere, anzi sicuramente, è stato un errore ortografico ma grafico durante la scrittura di questa poesia per la stampa, poi grazie all'impegno di Riccardo Maroni, che sappiamo che oltre ad essere ingegnere era anche un valido editore, ha stampato tantissimi libri che hanno riempito le biblioteche scolastiche. Io mi ricordo quando insegnavo alla scuola media di Arco, per alcuni anni ho fatto un po' il bibliotecario e quindi passavo in rassegna tutti questi libri e vi faccio vedere uno di questi libri, vedete, dalla Mebaita per esempio. Ecco, c'era questa collana appunto che era stata curata, fatta stampare appunto, vedete infatti, dice dalla Mebaita, Fondi de Cassette, Storia della Baita Floriani a cura di Riccardo Maroni e addirittura prefazione di Biagio Marin. Biagio Marin è un famoso scrittore dialettale veneto che appunto ha accettato, su invito di Riccardo Maroni, di fare la prefazione a questo libro di poesie di Giacomo Floriani. Giacomo Floriani, che qui è interessante notare, lo si vede mentre legge, vedete, un libro su questo poggiolo, con la vista, vedete,
delle montagne, degli abeti, naturalmente col classico suo cappello, maglione, camicia a quadri, braghe alla zoava. Sì, è così. E poi vedete questa specie di, non sono sgalmere, sono dei scarponi, vedete, con i calzini rivolti verso il basso, classico atteggiamento di Floriani, con la faccia sempre impegnata nella lettura. Bene, io direi che adesso abbiamo veramente finita, abbiamo finito questa carrellata di puntate qui alla Baita Floriani, però adesso a conclusione devo chiedere alla Rita, l'ho già accennato quando l'ho incontrata precedentemente, che noi abbiamo avuto un curioso, interessante sodalizio scolastico quando la Rita ha fatto la grafologa ai miei studenti delle terze medie, sì, e anche delle prime e delle seconde, per aiutarli a scegliere dopo la terza media, perché io ho sempre detto che la scrittura è lo specchio della personalità dello studente, della persona. E quindi chiudiamo con una curiosità. Rita, stai facendo ancora qualcosa di questo tipo dal punto di vista grafologico? Sì, sì, sono grafologa consulente e sono ancora nelle scuole. Ah, ecco, questo mi importava. Sì, sei ancora nelle scuole? Sono ancora nelle scuole e ora mi occupo di dei corsi di formazione per insegnanti, perché mi pareva giusto riscoprire la scrittura a mano e quindi dare agli insegnanti l'opportunità di insegnare bene la scrittura, quindi non più una scrittura anarchica, ma con delle regole per poter scrivere bene, ma soprattutto perché il corsivo, il mio primo libro si intitola Scrivere in corsivo, il piacere del movimento, perché il corsivo deve diventare il piacere anche di scrivere, di comunicare, come dicevi tu. Io credo che Floriani avrà scritto sicuramente a mano. Beh, e quindi la scrittura a mano aiuta proprio a liberare il proprio pensiero, la propria mente, perché è proiezione del proprio io sul foglio. Noi viviamo nell'epoca del digitale. Ecco, e stavo va benissimo per chiederti appunto, adesso ormai si scrive tutto, sì, col computer. Si scrive, però gli ultimi studi degli psicologi, dei neuroscienziati dimostrano come sia auspicabile mantenere anche la scrittura a mano, perché sviluppa delle aree cerebrali che altrimenti non vengono, l'uso della tastiera non rendono possibili. Ho capito. Volevo ringraziarti, Sandro, perché mi hai dato modo di riscoprire questo poeta legato alla mia infanzia. E il tuo fanciullino interno dialettale, sì, sì, che devi cercare di esternare. Attraverso Sandro io ho ritrovato anche questa voglia di scrivere ancora in dialetto. Bene. E sto scrivendo qualche poesia. Quindi con queste grazie pillole di grafologia, che di non disciplina grafologica, ma no, mi premeva, sei stato tu, sì, ma mi premeva ricordare, dato che siamo qui, che, ecco, queste pillole di disciplina grafologica, e quindi con questo diciamo fatto di aver riscoperto ancora il dialetto, che mi fa piacere essere stato io ad aver contribuito a nascere, a far rinascere. Con questo quindi veramente vi ringrazio da questo posto bellissimo, dal Monte Calino, davanti alla Baita Floriani, di fronte al Lago di Garda, circondato da queste belle montagne, Stivo, Baldo, Rocchetta, Cimaoro, Pichea. E quindi un saluto a tutti e vi aspetto alla prossima puntata, ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Grazie di nuovo. Grazie Sandro, grazie a tutti.